Pronto? Arriva una telefonata. Pronto? Qui è alla Catalla Cututu Cori, con chi parlo? Vieni qua, mi fanno disperare, vieni qua. Ma... sta facendo disperare, ma chi? Qua. Chi l'ha fatto disperare? Come devo fare con questa bambina? Io non lo so, ma sta facendo impazzire, ah, vieni qua. Sì, no, non ce l'hare morti, vieni qua, non ce l'hare morti. Ma chi è questo bambino? Pronto? Sì, pronto. Signora Rosa? Buongiorno, signora. Ma signora Rosa, mi creda, sono stanca. Ma perché stanca, Nenzi? Con chi ce l'ha? Sono una donna stanca, sfinita, signora Rosa. Ma che sì. Ci pare corretto a lei? Io ma devo fare questa vita, scusi. Ma che cosa? Che vita sta facendo? Io una mamma dai, per avere fighi, per avere pititi, per avere problemi. E con chi ce l'ha oggi? E con chi ce l'ho? Con questo bambino, che è Calvin Klein. Ma Calvin Klein, il famoso Calvin Klein. Vieni qua. Non fare così, vieni qua. Calvin Klein. Non ce l'ha raga, usci un anno col soppino. Ma no, Calvin Klein, i nonni si rispettano, dai. La Rosa non ce la faccio più. Calvin Klein, il figlio di mia nipote, no? Sì. Mia nipote Topazia. Topazia, sì, me la ricordo, sì. Una volta purtroppo mancò da casa 3 giorni, poi tornavo e basta, niente, dopo 24 mesi è nato Calvin Klein. Senta, scusi, lei continua a dire che una gestazione da voi dura 24 non mesi. Non è che da noi, questa è durata 24 mesi, questa... Sì, ma non può essere, sono 9 per gli esseri... Vieni qua, guarda, sta mangiando una sedia di Zammara, lo vede, signor La Rosa, che è normale. Ma si mangia le sedie di Zammara, ma come fa? E non lo vedi che verso che fa? Vieni qua! Ma cos'è? Una mucca, un bue? Ma che cos'è? È una specie di fagocero biondo con gli occhi celesti che non si capisce com'è possibile. Ho capito, ma proprio un armaluzzo. Faccio la nanna, vieni qua. C'era una musica che ci faccio la nanna, c'era una musica. Io non lo so se c'è una musica, forse c'è, adesso la richiedo alla regia. C'è una musica. Questo è il verso della mucca. Signor, c'ha con matte, c'ha con una musichetta bella, una cosa tranquilla. Se ne faccia una ragione, signora. Del resto i bambini vanno amati, i bambini vanno rispettati, i bambini vanno accuditi, quindi ecco, arriva. Avanti, vieni qua, mettete bene, vieni qua. Esatto. Allora, c'era una volta in un paese tanto lontano che si chiamava Barbara Franca. Famiglia che si chiamava Barba Papà. Ah, va bene, sì. Che abitavano a Barbara Franca. A Barbara Franca. Barba Papà abitavano a Barbara Franca. Barra Franca, punto. A Barbara Franca c'era questa famiglia che abitava lì. Sì. Erano una famiglia formata da Barba Papà. Sì. Poi c'era Barba Mamma. Sì. Poi c'era anche Barba Bella, Barba Forte, poi c'era Pappagallo. Un Barbagallo ci sta in questa. Poi c'era Barbareschi, famiglia. Magari, Barbarossa, Barba Nera, tutti Barba. Tutti quelli erano, che hanno tutti la barba. Parenti, tutti quanti. Vabbè. Barba Papà erano tutta una famiglia. Esatto. Una volta, sì, i due figli più piccoli, che erano Babba Dell'Ova e Babba Sonazzo, che erano gemelle, no? Questi mi piacciono, maschio e femmina, Babba Dell'Ova e Babba Sonazzo, che non erano venuti tanto bene, signor Rosso, sa? No. Uno era Babba Dell'Ova e l'altro era Babba Sonazzo, per cui erano, diciamo, ragazzi così, insomma, va. Insomma, un pochettino. Un po' scongiurotazzi, scongiurotazzi, no? Scongiurotazzi ci sta, è perfetto, sì. Perché erano minchiate, più va che bene, altro, cose va pericolose. Va bene. Una volta, mentre giocavano, che stavano giocando in un prato, improvvisamente c'era un buco per terra e Babba Sonazza, e Babba Sonazzo, scusa, signor La Rosa, e Babba Dell'Ova disse: "Pì, ma che cos'è? Vuoi vedere che in questo buco si entra e si esce dall'altro lato del mondo?" Che poi è una cosa che pensano tutti i bambini. Sì, come no, la famosa porta, uno, no? Se c'è un buco nel terreno, uno dice che sotto ci sarà la Cina, come minimo. Come minimo, certo. E allora giustamente si infilò là dentro Babba Sonazzo e Babba Dell'Ova ci saltava di sopra per farlo entrare là dentro, ma no? Che bello. Saltava, perché siccome erano i Babba Papà, sì, ci saltava di sopra, sì, no? A lei ogni cosa che mi racconta poi anche la volta che ce l'ho, che la dimostra, certo, quindi mette la sonorizzazione. Parli piano. Ma io non parlo a un certo proprio punto, quando Babba Sonazzo vide che non poteva più uscire da lì, e allora Babba Dell'Ova andò a chiamare Babba Papà e ci disse: Babba Papà, Babba Sonazzo è caduto in un buco, ora come facciamo a tirarlo fuori di là? Ci vuole il nostro Babba Papà, quello forte, che era di Paternò, si chiamava Babbaro, che era Babba Papà di Paternò, si chiamava Babbaro, certo, ci sta. E allora dice: chi ci mandiamo a chiamarlo? Mandiamoci a Babba Lucio, no? Babba Lucio chissà quando ci arriva, perché Babba Lucio per definizione era lento, no? Certo, Babba Lucio era quel Babba Papà che si portava la casa d'appresso, si chiamava Babba Lucio. Babba Lucio. Ma dice: mandiamoci a Babbarazzo, basta, ci mandano a quei che finalmente arrivò Babbaro, che era questo Babba Papà, diciamo, di Paternò. Sì. E resta di strucco, lo sa che c'è, no? La frase?
è un papà, resta di storco e un coppo da muco. No. E ci fe- e si trasformò in una gru che si allippò con Babba Sonazzo e cominciò a tirarlo fuori dal buco. Lo tirò fuori dal buco e improvvisamente stoppò questo buco. E che cosa uscì fuori? Cosa uscì? Buco, cosa signora uscì, Croce? Signora? Una scolaresca di bambini che s'era perduto a Catania. Sì, ancora con questa e storia. E vissero tutti felici e contenti. Esatto. Ma non sai perché si è dire, signora? No, no, no. Eh sì, la musica guarda, era perfetta, guarda. La fiaba era emozionante, bravo, bravo. Lo sente come russa? Il bambino dorme, lo lasci stare. Il così bambino l'ha rosato quando mangia, signor Lo so, vabbè, tesoresto, consuma, consuma, vabbè. Una cosa pazzesca, la ringrazio, signor Lorenzo, meno male che c'era lei, meno male. Grazie, grazie, arrivederci. Se sono servito a questo scopo sono contento, grazie signora, grazie, 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 grazie.